Buongiorno a tutti e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, qui in diretta come sempre dagli studi di Milano News, una nuova puntata del venerdì per chiudere questa settimana in vostra compagnia, primo giorno di questo nuovo, chiamiamolo lockdown, semi-lockdown, di questa nuova vita in zona rossa, ma che sicuramente non cambia i nostri piani, perché lo sapete, cerchiamo di raccontarvi tutto ciò che non è Covid, o comunque cerchiamo di raccontarvi come la vita può andare avanti e cercare di andare avanti. Oggi in realtà parleremo di conseguenze del Covid, di conseguenze del lockdown, di conseguenze della zona rossa, ma dovute al fatto di come spesso e volentieri la cultura, l'istruzione, la scuola vengono sempre messe in secondo piano a prescindere da varie emergenze. Ma iniziamo la nostra puntata come sempre con l'indice di qualità dell'aria, o meglio il PM2,5 in questo momento in diretta su Milano, grazie alle Arianne. Arianna, lo sapete, è quel vaso che vedete a destra dell'inquadratura che respira l'aria e ne fa una rete cittadina. Più di 100 Arianne installate sui balconi, terrazzi, tetti in questo caso della nostra città. Grazie a Wise Air, una grandissima collaborazione con i ragazzi di Wise Air che stanno facendo davvero un lavoro capillare sulla città per respirare l'aria e farci sapere com'è l'aria di Milano. Beh, l'aria di Milano, nonostante il lockdown, nonostante la zona rossa, nonostante tutto quello che volete, è pessima oggi. Siamo a 76 nanogrammi per metro cubo di PM2,5. E quindi insomma la strada è ancora bella lunga verso quelle respirate ad aria aperta che si facevano a fine maggio, così che sembrava che il lockdown avesse risolto i problemi del mondo, ma insomma staremo a vedere. Comunque aria pessima oggi a Milano, 76, lo sappiamo, i riscaldamenti sono anche accesi, quindi non sarà facile a questo giro abbattere così tanto l'inquinamento atmosferico della nostra città. Si può però avere ancora più tempo stando a casa per seguire degli appuntamenti invece interessantissimi e imparare ancora di più a districarci nel mondo del digitale grazie al Caronte perfetto che abbiamo in collegamento con noi, e Andrea Romoli, colui che ci traghetta verso i webinar da non perdere, gli appuntamenti digitali della settimana. Buongiorno Andrea. Ciao Fabio, buongiorno, good morning Milano, buongiorno. Oh, grazie, mi piace il tuo entusiasmo, bisogna essere positivi, lo sappiamo, insomma. Positivissimo. Anche perché l'hai visto, questa volta cioè, non c'è nessuno che canta dai balconi, non c'è nessuno che urla, ce la faremo dai balconi, dobbiamo almeno noi cercare di dare un po' di spinta ancora, anche se immagino che sia difficile. Sì, senza dubbio, però siamo positivi, vediamo dal punto di vista positivo. Poi per il resto diventa una cosa abbastanza soggettiva, per cui non faccio commenti in proposito, mi astengo da fare commenti. Grazie Andrea, ma invece puoi raccontarci cosa hai scritto, certo, su Startup Italia e quanti appuntamenti possiamo non perderci la settimana. Guarda, che viene. Gli appuntamenti appunto ci sono quasi tutti diventati online, quindi ci saranno delle live streaming. Iniziamo subito con lunedì, uno degli appuntamenti che va da lunedì a sabato, quindi un bel 5 giorni. Anzi, 6, scusate, torna IF, che è il Festival della Creatività, praticamente una settimana di dialogo, ispirazione e formazione dal vivo e in streaming per quanto riguarda appunto la creatività e tutti i campi della comunicazione. È un streaming gratuito, per cui vi consiglio appunto di visitare il sito di IF, il Festival della Creatività, perché ci sono appunto alcuni interventi veramente molto interessanti. Io poi passerei subito a martedì, perché da martedì iniziano tutta una serie di eventi che vanno avanti per 2-3 giorni, e il primo di questi eventi è la terza edizione del Blockchain Forum Italia, mm-hmm, e va da martedì a giovedì, martedì e mercoledì, sì, e sarà anche questo in live streaming, in cui ci saranno esperti italiani e internazionali che tratteranno appunto tutti i temi al centro del dibattito per quanto riguarda il mondo blockchain. Ci saranno interventi sia di esperti italiani che stranieri e anche panel, interviste riguardanti appunto tutto il mondo blockchain e cripto. Sempre martedì inizia un evento che ormai è un'istituzione a livello italiano, che è lo IAB Forum,
e inizia martedì e va avanti fino a giovedì. Lo IAB Forum, come tutti ben sappiamo, è il più importante appuntamento sul digitale ed è giunto quest'anno, giunge quest'anno alla 18ª edizione. È un incontro imperdibile perché riguarda tutto, appunto, tutti gli operatori della pubblicità online, quello che negli anni scorsi si svolgeva al MICO fisicamente ed era un momento di ritrovo anche per fare networking e annusare come era l'aria per quanto riguardava appunto la pubblicità online, il marketing e la comunicazione. Quest'anno invece si farà tutto online e il claim di quest'anno è Welcome to Metaverse. Anche in questo caso vi consiglio di guardare sul sito di Yab Forum tutti gli appuntamenti che sono previsti anche per acquistare i biglietti perché questo è un appuntamento a pagamento. Sempre martedì e fino a giovedì inizia anche SMXL Milano. SMXL è un evento che riguarda la SEO e i motori di ricerca. In particolare è l'unico evento in Italia che offre la possibilità di incontrare il mondo del marketing in un contesto assolutamente internazionale. E questo qui appunto è quello che accade, come vi dicevo, martedì. Mercoledì si inaugura la prima fiera del lavoro virtuale che è organizzata da SkillJobs e SkillJobs è il primo portale per la ricerca di lavoro senza annunci e senza discriminazioni e vi consiglio anche in questo caso, se siete alla ricerca Interessante. di nuove opportunità lavorative, di andare sul sito di SkillJobs e vedere appunto questa prima fiera del lavoro Del virtuale. lavoro virtuale, nel senso, siamo arrivati da remoto, c'è cioè al telelavoro una volta, adesso magari al lavoro virtuale, insomma, che però va Sì, fatto, sì. cioè non è finto, va fatto e come, anzi. Esatto. Sempre mercoledì alla sera, organizzato da Copernico, vi segnalo un evento particolare. A me ogni tanto piace partecipare a eventi un po' estemporanei. Si intitola Ripartiamo dal presente ed è un workshop pratico in un format particolare che è il format per questo caso si chiama Virtual Work Café, durante il quale i partecipanti in piccoli gruppi dovranno attivarsi insieme e trovare soluzioni alle complessità di questo momento. Quindi è una cosa piuttosto particolare che comporta appunto, mette insieme esperienze personali, creatività per risolvere appunto, per trovare appunto soluzioni in questo particolare, nel new normal, no? Come si suol The new dire. normal, giusto, giusto. Giovedì venerdì sì, vi segnalo un hackathon, in questo caso è un hackathon che permette di entrare in contatto con i professionisti dell'istruzione e dell'educazione, è il DigiEduHack 2020 e quindi ci saranno ricercatori, studenti, innovatori, imprenditori che si sfideranno per trovare soluzioni per quanto riguarda il mondo dell'education. E chiudo con l'ultimo evento che è venerdì, in questo caso è un altro hackathon, venerdì e sabato, no, scusatemi, da venerdì fino a domenica ed è ETH Bologna Hack 1, Hack 01 ed è il primo hackathon per veri Ethereans, in questo caso bolognesi, però ovviamente possono partecipare anche persone fuori Ormai i Bologna, confini essendo sono molto un labili. Dicevo, hackathon. Scusa? i confini ormai sono molto labili, Sì, visto l'online. esatto. E questo è ecco, c'è da tenere presente che in questa settimana ci saranno anche il World Usability Day, hanno fatto quattro format Il per quattro Wood. città, sono Padova, Torino, Milano e Bologna. Anche in questo caso potete trovare appunto sul sito del World Usability Molto Day tutti i vari. interessante, il Wood è sempre un appuntamento molto interessante, effettivamente, Andrea, Sì, perché si vedono delle esatto. realtà molto serie e molto, anche, può essere molto di ispirazione, secondo me, anche poi. Esattamente, esatto, concordo con te. Andrea, grazie Questi mille sono allora. tutti gli appuntamenti della prossima settimana. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti poi li troviamo su Startup Italia nel tuo lungo articolone, un Esatto. po' la Bibbia degli appuntamenti digitali e dei webinar da non perdere. Andrea, grazie mille Grazie a voi. davvero, grazie anche della tua positività e ce ne vuole, e siamo contenti di averla con noi qui a Grazie Milano News. Allora ci vediamo settimana prossima. Grazie a te, Fabio. Ciao a tutti. Good morning, Milano. Ciao. mille ad Andrea Romoli. Lo dicevo appunto, cerchiamo di non parlare, lo sapete, qui a Milano News non si fanno liste di numeri tamponi, non si fanno liste di numeri delle terapie intensive e tutto, però è ovvio che la new normality, come l'ha chiamata anche poco fa Andrea, entra nelle nostre vite, questa nuova normalità con cui dobbiamo per forza convivere. E ci sono dei temi però
che rimangono sempre in sospeso. Uno di questi è la cultura. Carlo Ceccaro, al secolo Cartello Mania, ha fatto qualcosa di veramente interessante, una performance artistica che in questi momenti sta riempiendo la nostra città con una semplice declinazione del suo must. Lui, ricordiamoci, l'avete visto anche tutti i venerdì, abbiamo qui il cartello della settimana, quindi lo sapete, lui prende un cartello ispirato al classico vendesi o affittasi e lo declina con una parola che possa segnare o spiegare il mood, diciamo, le modalità e il sentire che in quel momento la città vive. Beh, in questo momento dove la cultura viene relegata come sempre all'ultimo posto, non ce l'ha fatta ed è uscito sulle strade. So che l'ha fatto anche con un gruppo di amici che l'hanno aiutato e ha chiesto che la cultura venga aperta, nel senso che apresi la cultura. Vero Carlo? Ricordiamo Carlo, da quello che ho capito, me l'hai raccontato proprio poco prima di partire, il tuo intento non è quello di dire no al lockdown, riapriamo tutto, cioè non è una protesta contro il lockdown, quanto più che altro una protesta verso il tenere sempre la cultura, l'arte e tutte queste e tutto quello che gira anche intorno all'arte e alla cultura sempre nelle retrovie. Per tenere sempre nel mirino, tenere alta l'attenzione se possibile, con una metodologia artistica che mischia la street art, secondo il mio modesto parere, alla poesia visiva, e appunto con queste, ormai spero, almeno a Milano, conosciute tramutazioni del vendici della città. In questo caso, appunto, come già ben spiegato, è diventato apresi qualche cultura, abbiamo scritto apresi qualche cultura, ciò che è cultura, la vera cultura, e rivolgersi al buon senso. Infatti, ricordiamo sempre infatti che i tuoi cartelli si possono leggere, diciamo, a vari livelli, no? C'è il claim, la grosso davanti, apresi, ma poi che cosa? Appunto, la cultura, ma a chi rivolgersi? E quindi, insomma, ci sono vari livelli di lettura delle tue opere artistiche, proprio questo sono. Io direi quindi di far sì che, allora, diciamo, la gente di andate in giro a cercarli. So che avete attaccato solo vicino a, appunto, luoghi di cultura, quindi teatri, cinema della città, giusto? Giusto, esatto, in che modo posso, permetto? Per non essere tacciati di disturbatori, appunto ho chiesto se fosse fatto con del nastro carta da carrozziere. Ok. È una cosa assolutamente... Scotch di carta, senza, quindi niente colle, niente imbrattamento, niente, di luoghi pubblici. Chi lo ha trovato può dire, può leggerlo, può ignorarlo, può anche staccarlo, rendendosi appunto... come dire, avere un potere decisionale su questo messaggio, può portarlo a casa, può fotografarlo. Può modificarlo, può fotografarlo, può diffonderlo, esatto. Sui social, ad esempio, può diventando parte. Social, esatto, come poi lo sta diffondendo proprio la Milano News. Ecco. Sì, oggi infatti noi oggi siamo usciti con un articolo questa mattina, Carlo, perché ci sono arrivate delle segnalazioni di gente che ha trovato il cartello, abbiamo visto, poi sapendo che l'avevi fatto tu, abbiamo unito i puntini e abbiamo trovato appunto già delle tracce in rete di persone che si chiedevano che cosa fosse questo apres, quindi ecco, la risposta è presto data, è Cartello Mania, è Carlo Ceccaro, è l'Illuso, abbiamo letto. L'Illuso, sì, un timbro, uno dei miei pseudonimi, così... Perfetto. È personale. Posso raccontare un brevissimo aneddoto? Carlo, velocissimo, perché sì, ho il collegamento sotto già al prossimo ospite. Velocissimo.
vecchio amico, mi dice: guarda, ti mando una foto, preoccupati perché ti hanno ancora una volta copiato. E mi ha mandato l'altro sì, che avevo messo sul Teatro Nazionale. Ah, quindi in questo caso non erano, non ti hanno copiato. Non ero felicissimo, ho detto finalmente, sto più tranquillo anch'io. Bene. Grazie davvero Carlo Cecro, appunto se trovate in giro i suoi cartelli fatene ciò che volete, questo è il messaggio, giusto Carlo? Esatto. Fatene ciò che volete, sentitevi liberi di farne ciò che volete. Ah, potete fare un'azione democratica sui miei cartelli. Giusto. Va bene, Carlo Cecro, cartello Maria, scusa, grazie mille, buona giornata. Grazie a te Fabio. Grazie mille, allora adesso... Ci fermiamo un piccolissimo momento di riflessione, lo sapete, è questo il momento in cui arrivano loro, sono le foche parlanti con le loro incursioni poetiche, quest'oggi davvero tanta cultura qui a Good Morning Milano su Milano News. Sentire chiaro il caos, riuscire a farne favola, imparare a ricrearsi, inventare un gioco, una storia, una vita. Trasformare una crepa in un fiore, io lo chiamo miracolo. Sentire tutto non è mai troppo, non è mai sbagliato. Rileggere la storia che scrivo, ritrovarmi nelle virgole dove la voce più si alza, forse avrà l'odore del pane al mattino, quando ci si alza e si è felici, felici, felici di essere al mondo. Grazie mille davvero a Francesca, rimango sempre così affascinato dalle vostre parole, dalle vostre scritte, dalle vostre poesie, dalle poesie che decidete di decantarci ogni giorno qui su Good Morning Milano, grazie mille davvero alle foche parlanti. Andiamo avanti a parlare di cultura, perché l'istruzione non è nient'altro che cultura, anzi anche questa da anni deturpata, mi verrebbe da dire, da tagli, dal dimenticatoio, come molti lo dicono, che però... casualmente torna in primissima pagina proprio in questi giorni, perché lo sapete, anche la nuova zona rossa fa spostare con la didattica a distanza non solo le scuole superiori, ma anche quelle che chiamavamo scuole medie, le seconde, le terze classi delle scuole medie saranno in didattica a distanza, ma c'è qualcuno che già da tempo diceva: guardate che dobbiamo metterci a pensare a un nuovo tipo di scuola, guardate che non sarà così facile ripartire, e questo comitato lo diceva già già all'inizio del primo lockdown, diciamo di marzo e aprile. Stiamo parlando del comitato priorità alla scuola e abbiamo in collegamento con noi la vedo collegata con noi, Carla Perazzi, una professoressa di liceo scientifico che fa appunto parte del comitato priorità alla scuola di Milano. Buongiorno Carla. Buongiorno a tutti. Grazie mille di esserti collegata con noi Carla. Allora, dicevo appunto che di scuola ormai tutti quanti ne parliamo tutti i minuti che passano, per anni invece non ne abbiamo mai parlato, voi già allo scorso lockdown avete detto bisogna non solo parlare ma bisogna agire. Raccontaci un po' come nasce il comitato e quali sono state proprio le motivazioni per cui nasce il comitato. Allora, il comitato nasce un po' da quello che dicevi, da queste mancanze che in realtà sembrano costruire la scuola già da anni. Ho detto proprio mancanze che costruiscono, proprio perché non c'è stata una costruzione, ma c'è stato un decostruire continuo. Noi già durante gli mesi del lockdown ci siamo trovati spontaneamente a sentire come un'unica voce che partiva da genitori, docenti, personale ATA e studenti, quindi costituito da tutte le parti del mondo della scuola, mondo della scuola che tra l'altro non interessa solo il territorio milanese, perché il movimento Priorità alla Scuola è un movimento nazionale che ha trovato forme di manifestazione sempre in ottemperanza in ogni momento a qualsiasi ordinanza vicente ben in 70 piazze d'Italia. Noi ci siamo trovati a discutere di scuola e a chiedere una riapertura delle scuole, una centralità della problematicità legata alla scuola da mettere sul tavolo del Ministero della Pubblica Istruzione, ma del governo italiano. Abbiamo chiesto che le scuole diventassero dei presidi sanitari, quindi siamo per la ripartizione, eravamo e siamo ad oggi, perché purtroppo ci ritroviamo a parlare di ripartenza,
dopo questo momento di zona rossa, è vero per la Lombardia, ma ricordiamoci che la Lombardia ha già chiuso le secondarie di secondo grado con l'ordinanza della Regione Lombardia del 23 novembre, scusate, la 623 delle scorse settimane. Quindi in realtà ci troviamo, noi chiediamo una riapertura, chiedevamo una riapertura in sicurezza. Cosa significa? La scuola come un presidio sanitario. Chiedevamo che fossero reinseriti all'interno delle scuole le infermerie e il medico, una prassi usuale fino agli anni 90 e poi purtroppo decaduta, visti i continui tagli operati a istruzione e sanità. Chiedevamo di non ricadere nella dinamica delle classi pollaio, Ecco, Carla, quindi di scusa se avere. interrompo, è molto interessante questo, perché voi non è che stavate chiedendo qualcosa che arrivava da chissà dove, vi ho detto, ad esempio, la riapertura delle infermerie era una cosa che già c'era e che avete semplicemente chiesto di ripristinare, mi piace anche in un certo senso, in un'ottica non diciamo da gente legata al passato, ma semplicemente legata alla utilità di questa funzione. Sì, esatto. Perché poi spesso e Noi volentieri si dice sono cose vecchie, si stava meglio come si stava peggio, invece no, non è quello il concetto No, non è è quello, un è proprio presidio e mettere. serve. Esatto, noi in realtà non abbiamo posto delle richieste utopiche, anzi ci siamo molto basati su dati preesistenti anche in comparazione poi con gli stati europei e alle decisioni prese dagli stati europei. Come Giusto. dicevi tu, la questione del medico scolastico non l'abbiamo inventata noi. Il medico scolastico esisteva e costituiva una figura centrale nell'andamento e nel monitoraggio di una comunità scolastica di cui fanno parte studenti, insegnanti e personale ATA. Ovviamente questo avrebbe snellito l'ATS perché avrebbe creato all'interno delle scuole un continuo monitoraggio che poi poteva essere inviato all'ATS in maniera più semplice senza arrivare al collasso di ATS come abbiamo ahimè visto in questo momento anche nella nostra regione, questa difficoltà di avere Poi, una ecco, tracciatura continua proprio per i continui solleciti che ATS ha. poi ci dicevi Quindi. anche un altro dei grossi problemi è le classi pollaio. Poi dici, il problema non è di per sé la Esatto. scuola, perché la scuola può essere messa in sicurezza anche facendo pochi interventi. Il problema poi è che quando ho 30 ragazzi, anche delle superiori, quindi 30 Marcantoni, mi viene da pensare ad esempio alla mia scuola Esatto. superiore, dove eravamo tutti maschi anche belli grossi, insomma non è neanche facile gestire uno spazio del genere. Infatti noi chiedevamo, oltre appunto alla questione del medico scolastico, una riapertura che tenesse conto dei numeri effettivi delle classi, Effettive. quindi o un ampliamento degli spazi ovviamente a disposizione, che era auspicabile avvenisse. O comunque non neghiamo neanche le possibilità come sono state attuate per esempio in maniera anche virtuosa ad alcune secondarie di Milano, cioè di una rotazione degli studenti in modo da permettere a tutti una parte di presenza e a tutti una parte di distanza. Ovviamente quella è stata un'extrema ratio per i dirigenti scolastici milanesi di celebri licei milanesi con 1200 studenti, i quali si sono trovati a gestire delle iscrizioni avvenute pre-lockdown. Quindi già l'ufficio scolastico che aveva già stanziato il numero di classi e si sono trovati a dover smembrare le classi e farle ruotare nel corso della settimana. Quello che dispiace a noi oggi è anche vedere vanificato il lavoro dei dirigenti scolastici che hanno lavorato indefessamente per tutto il periodo di interruzione estiva e che hanno anche messo in campo delle estreme risorse, anche un po' lasciati senza delle linee guida ministeriali che noi invece auspichiamo adesso arrivino in questo momento preciso, perché va bene, adesso c'è un nuovo DPCM, ma finito il DPCM, visto che le secondarie sono a distanza per tutte le zone, che siano esse gialle, arancioni o rosse, cosa sta pensando il Ministero? Di dare delle linee guida affinché anche i ragazzi delle superiori, e ricordiamoci che fino a 16 anni parliamo di scuola dell'obbligo, per lo Stato italiano, e che i 12 e 13 anni sono minorenni e quindi è anche pericoloso, adesso si parlava di medie lasciate a casa, quindi se i genitori non sono al 100% in smart working, stiamo parlando di abbandono di minore,
Quindi Sì, forse vogliamo troppo spesso, capire. Carla, ci si dimentica che stiamo parlando di bambini e bambine spesso Stiamo parlando di volentieri. bambini che anche sono Cioè, tutelati a anche 13 anni ci dalla sentivamo tutti già uomini, lo so anch'io. A 13 anni legge. No, pensavamo già e di essere grandi, ma stiamo parlando di bambini, stiamo parlando. anche bambini che. Non è giusto neanche che crescano in maniera troppo veloce, vista già anche la strumentazione che si trovano a dover utilizzare con un'educazione vero digitale inserita anche dal ministro come parte integrante della Costituzione cittadinanza, cioè dell'educazione civica inserita quest'anno obbligatoriamente dalla scuola dell'infanzia in avanti. Però gli attuali studenti non hanno ancora avuto tutto questo percorso alla digitalizzazione, quindi è molto pericoloso. Anche in termini di dipendenze e anche di quali possono essere le Molto conseguenze, interessante questo tema. oltre che didattiche, anche a livello di crescita per questi Cioè, ragazzi. bisogna anche educarli a questo digitale, cioè un'educazione digitale è una C'è bisogno di necessità. un'educazione, esatto. Quindi noi chiediamo precisamente in questo momento cosa si pensa per la riapertura il 3 dicembre, nel senso se appunto il DPCM, soprattutto per le superiori che è vero che se noi con la curva verremo poi spostati in zona arancione, avremo la Si possibilità spera. che magari la seconda e terza, però almeno fino ai 16 anni alla scuola dell'obbligo, ma anche dopo, cosa si sta pensando? Di dare delle linee guida generali per le Tu, superiori? Carla, mi stai facendo preoccupare anche su altre due tematiche molto interessanti. Appunto, una è quella appunto della cosiddetta DAD, che so che adesso in realtà voi vorreste modificare, non parla più di solo di didattica a distanza, su cui so che insomma non siete molto a favore, più che altro per dei problemi pedagogici, da quanto immagino. Ma un'altra cosa che mi hai detto, l'anno scorso a febbraio si sono iscritti tutti gli studenti per le scuole superiori. Febbraio è dietro l'angolo, cioè dopo È dietro domani. l'angolo, sì. Cosa succederà quindi? Ancora quei conti? Non ci saranno più spazi nelle scuole? Qual è il rischio? Qual è lo scenario? Allora, innanzitutto, vabbè, qui perché comunque siamo a Milano e c'è stato anche un evento che ha, come dire, attirato molto l'opinione pubblica, che sono stati i criteri proposti dal Liceo Manzoni. Liceo storico della zona 1 di Milano, che è uscito su tutti i giornali per questi criteri che considerati un po' discriminatori fra i criteri di ammissione, quindi una determinata media, abitare in una determinata zona di Milano, cose peraltro già attuate da tantissimi licei scientifici che conosciamo a Milano già da anni. Cioè, ha Allora, fatto scandalo ovviamente. perché era il Manzoni, solo per quello forse allora. Esatto, il Manzoni sappiamo Ecco. che crea scompiglio proprio anche per il suo bacino così molto attento a queste cose. Allora, no, dicevamo che comunque è l'autonomia scolastica che è stata data e, come dire, il poco supporto che viene dato ai dirigenti scolastici, perché se un dirigente scolastico deve fare i conti con delle iscrizioni e non ci sono delle linee guida universali che le regolano, ovviamente le decisioni sono poi arbitrarie. Allora, noi abbiamo anche Ovviamente. denunciato da tempo questo percorso verso l'autonomia scolastica come pericoloso in termini democratici di un servizio che è sancito e garantito dalla Costituzione italiana come il diritto all'istruzione e che dovrebbe essere capillare e trasversale su tutta Italia. Quindi anche in questo scenario delle prime del prossimo anno, anche qui. Nuovamente ogni dirigente, il buonsenso del singolo dirigente che farà i conti col suo bacino, col suo CD, col suo collegio docenti, oppure si entrerà finalmente nel merito di cosa significhi la scuola dell'obbligo che è stata portata a 16 anni, ma sappiamo tutti che le superiori non finiscono a 16 anni. Cioè, qual è la progettualità sulla scuola? Perché qui stanno venendo al pettine, attraverso questo stato di emergenza, dei nodi continui, Infatti, io ho due che però domande, sono. Carla, due domande soprattutto. Allora, la prima è cosa è stato fatto però a livello nazionale a questo punto da maggio, giugno, diciamo a settembre per fare in modo che la scuola ripartisse in maniera sicura? E altra cosa, la DAD era l'unica cosa che si poteva fare? Allora, rispondo a una domanda alla volta, nel senso, allora, delle cose sono state fatte. Innanzitutto, si è posta la priorità alla scuola, che a un certo punto è stata comunque su tutti i giornali e noi siamo felici di questa centralizzazione della scuola. C'è stato un tentativo grandissimo da parte di chi lavora nella scuola per cercare di farla ripartire. E questo secondo me è stato un gesto veramente di grandissima, che dimostra un grandissimo interesse e una grandissima responsabilità civica
che c'è nelle persone che la sentono come un bene primario. Quindi delle cose sono state fatte. Ahimè, sono stati fatti degli errori, come il cambio dell'arruolamento degli insegnanti, che ha creato dei notevoli ritardi nella costituzione degli organici, che sono uno dei motivi per cui, per esempio, in molte primarie anche milanesi il tempo pieno non è ancora partito. Ancora oggi 6 novembre ci sono ancora classi che non hanno il Abbiamo corpo classi docente che non completo, hanno gli giusto? insegnanti e vanno a scuola fino alle 12:30, 14:30, 15:30, perché ovviamente creando i cluster classe per monitorare l'andamento epidemiologico non si possono scorporare le classi, quindi hanno bisogno dei loro Cara, mi sembra di capire, insegnanti. perché poi, insomma, da parte di chi la scuola la vive giornalmente c'è stato un grande lavoro, anzi, sovradimensionato, cioè anche i C'è dirigenti stato scolastici si sono veramente un proprio sovra. dati da fare, mi sembra di aver capito. Mi sembra che sia mancato poi un collegamento forse con le sfere più alte a quel punto. Esatto, secondo a mio avviso, e per noi è mancata, come dire, la volontà di una direzione generale Anche la che andasse politica. un po' oltre dei bisogni più materiali solo Ok, anche sì. della scuola. Manca la visione politica, che è un po' quello che tutti quanti Manca un cerchiamo po' una di. visione politica su scelte politiche, per esempio, ricordiamoci che la Francia ha deciso di chiudere tutto e Ma non le non le scuole. scuole, l'Irlanda ha chiuso tutto Ma e non le le scuole. scuole, quindi l'Inghilterra, anche la Gran Bretagna, scusate, quindi insomma Sì. diciamo che ci sono state delle decisioni variegate, ecco, forse è mancata una visione politica. Sulla DAD, Sì. sicuramente in didattica nel periodo di emergenza del lockdown, era l'unico modo per poter arrivare. Forse si sarebbe potuto pensare nel momento in cui la curva calava, cioè nei mesi finali del nostro lockdown, in prossimità degli esami di fine ciclo, quindi penso al fine ciclo esame di maturità, fine ciclo medie, alla tedesca o alla francese, pensare il reinserimento graduale per Ok. sperimentare cosa avrebbe significato riportare degli studenti in classe. E quindi Perché quali riprovare quella che ad sono, oggi chiamiamo la didattica Carla, integrata. a livello proprio di istruzione, di educazione pedagogica, diciamo, i rischi della DAD? Allora, sono dei rischi alti, innanzitutto perché ci sono vari studi a riguardo, già sulla capacità di concentrazione in classe che di generazione in generazione sta diminuendo. Si vede che la concentrazione effettiva su un'ora che già riduciamo a 45 minuti è effettiva di 20 minuti con un device di tipo a schermo. Quindi ovviamente è per quello, è un po' una modalità che sarebbe quella del podcast più che della Ok. lezione, se ci pensiamo, no? Per catturare veramente Cioè pensare che l'attenzione. voi professori dovete diventare degli youtuber per farvi seguire è drammatico. Eh sì, assolutamente. E poi quello che manca sostanzialmente alla didattica a distanza è la didattica, come dire, che arriva e che porta al dialogo e al confronto, perché Allo crea una scambio. sorta di frontalità, volenti o nolenti, per il Della mezzo. condivisione proprio Quindi fisica anche. condivisione estemporanea che nasce da un'espressione, da un'alzata di mano, senza un ordine, in cui ci si può anche parlare sopra, che in fase di Giusto. crescita è strutturale a capire che non ci si può parlare sopra prima che di aver ascoltato l'altro, però questo arriva in una sede di confronto fisico e oggettivo. Quindi, cioè, io veramente noi chiediamo che possano tornare a scuola nelle modalità sicure, quindi che sia anche un'alternanza, però che ci sia la volontà di riportarli in classe, che tutti abbiano democraticamente il loro momento della classe. È un diritto, proprio come È un dicevi tu prima, è un diritto, è diritto, un come dicevi tu prima, diritto ed è un dovere dello ed è Stato un dovere dello Stato garantirlo. appunto garantirlo. Carla, io davvero ti ringrazio tantissimo, complimenti davvero per quello che state facendo e complimenti anche per la semplicità con cui comunicate un messaggio per niente semplice. Quindi davvero complimenti per tutto il lavoro che state facendo. Grazie mille, grazie a tutti. Allora, arrivederci. Noi cercheremo di non abbassare lo sguardo, di non spegnere, come si dice, i riflettori sul tema e di continuare, perché la scuola, appunto, come dicevi te, adesso è in prima pagina, però poi è un attimo che, appunto, arriva un'elezione, arriva un altro qualcosa che passi in primo piano e la scuola finisce in secondo piano di nuovo. Invece cercheremo di tenerlo sempre in primo piano qui a Milano News e cercheremo a questo punto, anzi, tienici aggiornati e ci collegheremo magari ancora con te nelle prossime settimane per Assolutamente, sapere meglio. volentieri. Grazie
Davvero volentieri, grazie a tutti. Grazie mille davvero, grazie mille a Carla Arrivederci. Perazzi del Comitato Priorità alla Scuola di Milano, grazie mille davvero. Abbiamo finito, questa è la puntata di oggi finisce qui. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, tantissimi, vedo anche i commenti a questa diretta, grazie mille davvero di averci iscritto, di averci seguito. Noi torniamo lunedì, sempre qui in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano. Continuiamo tutte le settimane, vedrete poi arriveranno anche delle novità. Cercheremo di stare ancora di più insieme a voi per farvi compagnia in queste settimane di zona rossa. Grazie mille, arrivederci e a presto.